andiamo con ordine. Mentre gli altri stanno discutendo di sottosegretari, ministri, tecnici, politici, sono tutti a prepararsi il vestito buono e a cercare di come ritagliarsi uno spazio di partito personale, noi siamo rimasti sui temi. Abbiamo consegnato sei dossier, sei cartelline, diciamo così, a Draghi con proposte, allarmi, soluzioni, conti dettagliati, fattibilità operativa. Ecco, noi siamo quelli che hanno dato per il momento l'unico contributo di idee e proposte serie al prossimo e probabile governo. Dopodiché, per contribuire all'Italia, per essere patrioti, non è necessario per forza stare a litigare sulle poltrone da ministro o da sottosegretario. Noi stiamo serenamente all'opposizione di questa maggioranza minestrone in cui c'è di tutto, ma saremo propositivi, costruttivi, disponibili a votare tutti quei provvedimenti che serviranno all'Italia, ma non per questo bisogna per forza entrare in maggioranza e mettere quindi conferma che la vostra sarà opposizione al voto di fiducia per il governo Draghi, voterete no o vi asterrete? Ma questo, allora, tecnicamente è sempre opposizione, quindi non vedremo. No, però c'è un mondo in mezzo tra l'astensione e il no. Ma guardi, sinceramente noi al primo governo Conte, alla prima voto di fiducia ci siamo astenuti, gli altri abbiamo votato contro e nessuno ha mai pensato che non fossimo opposizione al primo governo Conte, quindi le differenze ci sono. Eravate alleati con la Lega, quindi poteva anche non essere opposizione, cioè, decreti di sicurezza l'avete opposizione. E i contenuti, noi vedremo i contenuti, i ministri, però ecco, con serenità daremo il nostro parere se sarà astensione o contrario. Vedete, io prima sentivo dire mi auguro che Fratelli d'Italia cambi idea. Guardate, si può essere d'accordo o no con le nostre idee, ma per noi le idee non sono un vestito che cambia a seconda dell'occasione, uno decide mi metto questa, mi metto quell'altra, la cambio perché mi è più utile. Noi abbiamo le nostre idee, con queste vogliamo andare al governo, ma presentandole serenamente. Quando gli italiani ci daranno la maggioranza o ci metteranno in una coalizione in cui siamo in maggioranza, andremo al governo, perché per noi che vogliamo trasformare le idee in azioni, le idee non le cambiamo a seconda dell'opportunità o dell'occasione. Ecco, con molta serenità, ma molta coerenza, questa è la nostra posizione. Chiudo, però. Serenamente.